Conoscendo DJI, bella lì DJI. Io sono Davide e oggi andiamo a effettuare un altro test del DJI FPV System. Ma è normale che leggo dentro gli occhiali Menace un po' ovunque? No, non è normale. Andremo a testare questo sistema cambiando le antenne originali. Aspettate che c'è la galleria, abbiate pazienza. Se siete interessati a un test estremo che abbiamo fatto riguardo a questo sistema, trovate il link nella descrizione qui in basso. Ringrazio la MyFrame che ci ha messo a disposizione nuovamente l'intero DJI FPV System montato sul suo ultimo drone, il Thunderstorm, studiato apposta per questo sistema. Eccolo qua, questa che vedete è la versione definitiva, dove la MyFrame ha ampliato l'angolo dei braccetti anteriori. In questo modo le eliche non si vedono più all'interno del nostro campo visivo, e questa è una modifica spettacolare. Ringrazio anche la Menace, uno dei miei sponsor, che ci ha messo a disposizione un intero set di antenne che vedrete a breve. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Per questo test oggi ho scelto un bando dalle mura di cemento spessissime, perché ci interessa andare ad analizzare la penetrazione del segnale video. Le mura non perdonano, cioè guardate che spessore. Questo posto era una ex macelleria che già abbiamo rippato in passato, eppure riguardo a questo trovate il link del video qui in basso. Adesso basta chiacchiere, riuniamoci al resto del gruppo e andiamo a distruggere questo sistema. DJI, preparati. Bella raga. Ecco qua. Ma ci piacciono i stessi colori? Oggi in base al test, ragazzi, sceglieremo se comprare o meno il DJI. Esatto. Effettueremo il test partendo da qui. Ma chi va detto che è piccolo, secondo me c'ha qualche problema di dimensione. Se ci mettiamo qua, qui c'è sta proprio un giro, sia qua sotto, capito, che qua dietro, e ci stanno tutte mura di cemento armato. Allora ragazzi, adesso andremo a fare tre test, uno di seguito all'altro, dopodiché metteremo a confronto i vari DVR e vediamo come si comporta. Effettuiamo un primo test, tutto quanto stock, il secondo test, sostituiamo le antenne dagli occhiali DJI e mettiamo le 4 patch Pico Menace che abbiamo qui con noi. Eccoli qua. Il terzo e ultimo test, effettuiamo una combinazione di antenne, quindi utilizzeremo un misto customizzato sugli occhiali. Il drone è completamente stock con le antenne, abbiamo evitato di montare la GoPro perché non vogliamo danneggiarla. Ragazzi, i motori sono sempre quei polmoni che c'avevamo l'altra volta. Quindi praticamente sto rischiando anche la vita a mettere la telecamera qua vicino. Abbiate pazienza, Yuri si è scordato come si decolla. Veramente? Sembra che stai a giocare alla PlayStation. Vai, combo, combo, combo. Ah, Ryuken. Dopo mezz'ora abbiamo capito qual è la combinazione dei tasti per armare. Allora, come vedete, adesso siamo completamente stock e vediamo un po' come va. Sempre con sta cinesata qua, maledetta. Allora, abbiamo bassa latenza e focus mode attivo. Ok. Si parte con il test, ragazzi, siamo full stock a 700 mV e non abbiamo editato il video, quindi i colori sono così come li vedete all'interno degli occhiali. Abbiamo il focus mode attivo, quindi che vuol dire che quando l'intensità del segnale si abbassa l'immagine ai lati si degrada, proprio come in questo momento, vedete come
voliamo vicino alle mura di cemento armato, ai lati l'immagine degrada. Comunque siamo in digitale, si riesce a volare bene e vedete che la qualità al centro del video è ancora perfetta. Adesso ci stiamo muovendo nel bando per capire quali sono i punti critici, così poi utilizzeremo questi punti critici dove il segnale si abbassa per effettuare il paragone con gli altri settings. Adesso ci muoviamo proprio al di là del palazzo. Qui di solito con l'analogico la situazione è abbastanza critica. Adesso sta guidando Yuri, vedete si tiene basso, stiamo proprio addirittura a un punto dove io non volo mai e mi sembra che sta reagendo abbastanza bene. L'immagine è un po' degradata ai lati, ma stiamo comunque volando senza problemi. Questo punto è un punto molto critico, infatti guardate l'immagine ai lati come pixellosa. Ok, adesso qui probabilmente quando ci alziamo migliora perché noi siamo proprio al di là di questa struttura. Adesso siamo in linea d'aria. Guardate che figata il digitale, come si vede benissimo proprio. E niente, adesso proviamo ad andare sotto la struttura. Questo è un punto veramente critico per il segnale video perché siamo circondati dalle mura di cemento armato. Questa stanza è la vera morte, infatti guardate il segnale come degrada tantissimo, addirittura qui delle linee bianche, guardate le interferenze. Ok, questo sicuramente è un punto critico, quindi utilizzeremo questo punto per paragonarlo alle altre tipologie di test che andremo a fare. Adesso stiamo andando a sostituire le antenne originali con queste qui, Menas Tech. Menas con formica sopra, tanto quella non disturba, mi sa. Vado? Sì, più o meno stavo dietro. Allora. Si parte. Ok, si parte con il test con le quattro direzionali sugli occhiali DJI. Ripercorriamo lo stesso posto di prima, mi sembra che va meglio qui. L'immagine è meno degradata ai lati. Adesso siamo laterali alle direzionali qui sulla salitina, quindi dovrebbe peggiorare, però mi sembra qui più o meno o leggermente meglio più o meno uguale. Ok, proviamo il punto critico ragazzi, vediamo cosa succede. L'immagine degrada, ecco, avete visto questa accelerazione? Questa è una laggata spaventosa, che negli occhiali i frame vengono frizzati e quindi sembra quasi un teletrasporto, e questo è l'aspetto negativo dei Google DJI. Altro giro, altra corsa ragazzi, adesso mettiamo due patch e due omnidirezionali. Eccole. Guardate quanto, cioè, veramente brutto però. Oh, vai. Si parte. Partiamo adesso con due direzionali e due omnidirezionali. Secondo me questo è il setup migliore, ma verifichiamolo. Passiamo sempre lateralmente al palazzo. La situazione mi sembra leggermente migliore, ma non di troppo. Proviamo la salitina, qui l'immagine degrada come gli altri test, non mi sembra migliore. Adesso proviamo il punto critico. Ok, vediamo come si comporta. Qui prima abbiamo perso dei frame, abbiamo visto pure delle linee bianche. Vediamo cosa succede adesso. L'immagine degrada, ma non c'è lag e non c'è perdita di frame. Quindi finora questo sembra essere il test migliore tra tutti. Atterriamo e procediamo con il resto. Adesso proviamo con l'analogico ragazzi, Vediamo se fa lo stesso giro, vediamo come va. Là, ci sta un canale qui sotto, là vai, e poi subito a sinistra. Vado piano, guidami. Tranquillo. Vado piano, sciocco. Vai, dritto. Vabbè, vai, gira. Va bene? Dritto. Guidami, Destra? Dove? Gira destra? Ancora? No, sinistra. Vai, sinistra ancora? Oh. Destra? Qua! Adesso proviamo l'analogico. Con un gear che è il top sul mercato, cioè abbiamo il Rapid Fire e addirittura una DBS Unify Pro 32 che sta sparando a più di un watt, quindi un setup assurdo.
Vedete, vabbè, ovviamente la qualità dell'analogico è pessima nel confrontata con il digitale. Proviamo il palazzo. Qui disturbi non ne ho, incredibile il rapid fire, va una bomba. Qui c'ho disturbi che sul digitale non si notano così. Adesso proviamo il punto critico e vediamo come va l'analogico, ok? Ovviamente la qualità non può essere quella del digitale. Ok, proviamo il punto critico qui sotto, procediamo, vediamo che succede. Ecco, qui è un mare di interferenze proprio, però si pilota e soprattutto con l'analogico non c'è lag, quindi se riusciamo a vedere, a pilotare, pilotiamo quasi in real time. Fantastico, peccato per la qualità che non è paragonabile al digitale. Atterriamo e proseguiamo. Proviamo ora il test del buco con l'analogico. Questo è un punto dove il segnale prende malissimo, guardate le interferenze, però comunque si riesce a pilotare qui malissimo, però qualcosa si intravede e siamo riusciti a raggiungere la stanza, quindi comunque con l'analogico più o meno siamo riusciti a volare. Vediamo adesso col digitale. Ultimo test adesso, rimettiamo tutto stock e proviamo ad arrivare dove è andato l'analogico. L'analogico con Top Gear, perché abbiamo Rapid Fire e una TBS Pro 32, più di un watt, una cosa abissale. Ok, siamo di nuovo tutti stock col DJI FPV System. Entriamo nel buco, qui parecchi pixel, c'è stata una leggera laggata, quindi abbiamo perso qualche frame, però sicuramente si vede molto molto meglio rispetto all'analogico, non c'è niente da fare. Adesso facciamo un paragone con tutti e tre. Adesso mettiamo a confronto tre situazioni: il DJI stock, il DJI col test migliore, quello con due patch e due omni, e l'analogico. Vedete, a paragone nel punto critico, così potete giudicare voi stessi cosa succede. Qui rallentiamo. Analogico si vede malissimo, ma almeno non ho lag. E quindi com'è andata? Vedevo, da Dio. Raga, io non so, cioè, ho idee confuse. Mi tocca riandare dallo psicologo. Lo vedo! Raga, scusate un attimo, mo cacciate questo con la sedia. Nel bando con la sedia, raga. Chiamate subito qualcuno. Allora ragazzuoli, dopo essermi studiato nel dettaglio ogni singolo video che abbiamo registrato, dopo averli messi al confronto e soprattutto dopo essere stato una settimana dallo psicologo, perché è dura ragazzi, vi do le mie conclusioni, che sono ovviamente strettamente personali. Dei tre test svolti all'interno del bando, quello con le due patch e le due omni è quello che ha dato il miglior risultato. Però dobbiamo considerare anche che con le quattro patch, quando siamo andati a testare il punto critico, questo era posizionato perfettamente alle nostre spalle, quindi con le direzionali sicuramente non è il massimo, ma sono convinto che con le quattro patch, se ci posizioniamo bene, quindi andiamo a volare perfettamente davanti a noi, il risultato, soprattutto come distanza, sarà quello migliore. Io per ora non comprerò il DJI FPV System,
ma attenderò la prossima versione per verificare se hanno fatto dei miglioramenti, e soprattutto perché sicuramente Betaflight, che è il firmware con il quale io volo, rilascerà degli aggiornamenti che supporteranno ancora meglio questo sistema. Perché per ora dico no al DJI FPV System? Semplice, perché come tutti quanti voi sapete, io l'80% delle volte volo sempre all'interno di un bando o comunque in proximity. Ebbene, dovete sapere che se vogliamo in un range in cui siamo confidenti e quindi sappiamo che non abbiamo particolari problemi di segnali video, sicuramente il DJI FPV System vince a mani basse contro l'analogico. Il problema ce l'abbiamo proprio quando iniziamo a sfiorare i limiti. Dai test che avete visto con il DJI FPV System, anche se vado a degradare l'immagine ai lati, vedo molto meglio rispetto all'analogico. Ma cosa succede? È la lag il problema critico, perché quando si vola veloci all'interno del bando o in proximity, la precisione, per quanto mi riguarda, è un elemento che non posso assolutamente sottovalutare. È proprio quella piccola correzione sul pitch, sul roll o sul throttle che ti fa volare meglio e ti fa essere preciso quando attorno a te ci sono buchi e cemento armato. Questo è un fattore per il quale l'analogico rimane ancora imbattuto, perché veramente risponde perfettamente ai comandi e quello che noi vediamo è quello che avviene quasi in real time. Quando siamo con il digitale e ci troviamo in una situazione critica, eccolo lì che si perdono frame, vediamo il quad che avanza a scatti. Questo purtroppo rischia di aumentare notevolmente la percentuale di crash. In più, se fate freestyle e avete anche uno stile un po' frenetico, quindi con veloci cambi di direzione, rollate, flippate e via discorrendo, si sente una notevole differenza quando andate a governare gli stick. Devo ancora effettuare un test con il crossfire, ma vi dico sinceramente che non so come poi la velocità e la bassissima latenza del crossfire si accoppia con la latenza del digitale. Noi andiamo proprio pianissimo a 2 all'ora, quindi questa cosa qui che vi sto dicendo non viene evidenziata, però successivamente abbiamo fatto altri test in freestyle e vi posso assicurare che questa è la sensazione che si ha. Quindi se dovete fare voli tranquilli negli spazi aperti, mid range, dove non vi interessa il proximity e come vi risponde il quad, sicuramente il DJI è il prodotto che fa per voi. Per quelli invece che come me amano sfiorare il cemento e penetrare tutti quanti i buchi, allora il mio consiglio è quello di attendere, ragazzi, perché la latenza è quella variabile che fa davvero la differenza. Per quelli che si lamentano invece sul costo, se prendete un analogico con qualità top, non dico che siamo ai livelli del DJI, ma ci avviciniamo abbastanza. Questa è la mia conclusione, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettetemi un mi piace, iscrivetevi al canale per supportarmi e vediamo più avanti di fare qualche altro test, magari provandolo proprio con un'altra radio e non con quella schifezza che ci vende DJI. Ciao a tutti, ragazzi, e ricordatevi che sicuramente il digitale sarà il futuro. Proviamo il power loop. Questo è il power loop di Jesus. Adesso uscirà da lì. Eccolo. Oh, Jesus. Questa sarà l'emozione del power loop di Jesus.